Oggi, come avevo già fatto l'altra volta, un'introduzione al periodo, al clima culturale, al modo di sentire di un periodo che è tra due guerre, ma che allora era il primo dopoguerra, perché non sapevano che sarebbe successo questo disastro della Seconda Guerra Mondiale. Lo introduco sia come riprendendo alcune piccolissime immagini del corso dell'altra volta, ma soprattutto con delle cose un po' strane. I miei allievi sono abituati, quando c'è qualche cosa che sembra che non c'entri niente, in realtà c'entra. In questo modo attira anche di più la curiosità. No, il vero motivo è che è un'introduzione, cioè non è tanto una lezione su questo periodo, come si può fare al liceo, eccetera, ma un tentativo di superare quegli ostacoli che ci impediscono di apprezzare sul serio, con la mente libera, delle immagini che in altri contesti non ci darebbero nessun problema. Se vi ricordate, nell'altra sessione avevo messo come immagine un'automobile, dei vestiti, no? E quando guardiamo queste cose, le apprezziamo, tra virgolette, in astratto, si potrebbe dire, no? Poi quando ci sono altri, quando questo si riversa nella pittura, ecco che succede qualche cosa, c'è un'attesa di verosimiglianza, eccetera. Bene, nel periodo che andiamo ad esaminare, si ritorna alla realtà e lo vedremo. Però ricordo anche, soprattutto per chi si collega per la prima volta, come è impostato il lavoro. Il lavoro è impostato così. Io darò dei riferimenti, anche la mail, il blog, eccetera, in modo che chi ha delle domande o delle aggiunte, delle correzioni, visto che ci sono dei docenti di storia e filosofia, sono molto contento, così posso essere corretto, precisazioni, aggiunte, domande. Ecco, le scrivete, così la volta successiva posso rispondere o con immagini o alle volte. Beh, l'anno scorso avevo introdotto un nuovo argomento, se vi ricordate, no? La domanda era stata sul modernismo Liberty, ne avevo aggiunto un pezzettino per capire meglio. Allora, così. Questi sono i riferimenti. Ho segnato anche il canale YouTube perché chi vuole le registrazioni dell'anno precedente, della scorsa primavera, sono pubblicate su questo canale, quindi potete guardarvele con calma. Invece, quest'anno, ogni volta dopo 2 o 3 giorni, in genere, vi mandiamo un link per questa lezione registrata, così lo si può risentire, si possono guardare le immagini in maniera un po' più veritiera rispetto ai colori. Per chi è presente, c'è il solito problema del televisore a LED che rende i colori vivacissimi, li falsa moltissimo. Quindi se qualcuno vuole, quel blog lì, vedete sotto, beh, basta scrivere Guido Capetti, invece ci sono proprio le immagini caricate su PowerPoint, si possono scaricare, guardare con calma, anche perché so che qualcuno le vuole usare, a qualcuno piacciono, eccetera, è tutto disponibile. Bello e buono, brutto e male? E iniziamo con questa domanda per un motivo molto semplice. Tra questi due corsi ho ricevuto proprio di persona suggerimenti, ma anche delle obiezioni, no? Delle obiezioni che dimostrano una certa difficoltà nell'approcciarsi a questi argomenti. Una in particolare era sul fatto, diceva, ma tu hai fatto vedere quella lezione delle cose così brutte, ma no, fai vedere cose belle solo, no? Nella sua semplicità, dimostrava che cosa, una difficoltà a entrare in un argomento che non è immediato. E io ho risposto male. No, prima ho cercato di spiegare e poi, come succede spesso, faccio il provocatore. No? Non vi dico cosa ho risposto perché andremo sull'osè addirittura. Ma
In realtà ho fatto male. Allora, immaginate, dunque, la scena che vedete è quella di un'orchestra. E poi c'è l'ullo di Mungo, non importa. Voi immaginate una scena di questo tipo. Una sala d'orchestra, una musica incantevole, armoniosa, presenti che ascoltano incantati, e una persona entra e grida e urla, urla proprio, è disperata. E i vicini non capiscono, chi è lì si scandalizza, ma una vergogna, ma fatela smettere, direi che è una crisi di nervi, sto usando le parole non a caso, è pazza. Adesso la stessa scena la contestualizziamo. Quell'orchestra sta suonando sul Titanic, Titanic se volete, infatti è presa dal film quell'immagine. E quella l'orchestra sta suonando e quella persona entra per avvisare del pericolo. Era fuori, se ne accorge, la nave sta affondando. Titanic, mi ricordo, era considerato inaffondabile. Inaffondabile perché allora, secondo le condizioni di allora, bastavano tre comparti stagni fino a tre comparti allagati, la nave non affondava. Il Titanic ne aveva quattro, quindi inaffondabile. E per una casualità, l'iceberg è stato preso quasi di striscio, non frontalmente, e quindi si sono letteralmente tagliati cinque comparti stagni, e quindi affondato. E mentre comunque succedevano queste cose, inizialmente l'orchestra continuava a suonare e il dramma del Titanic, se vi ricordate, l'avevo preso proprio come preludio ciò che sarebbe successo alla cosiddetta Belle Époque, che termina con il disastro della Prima Guerra Mondiale. Non è una mia idea, è proprio tipico, una società allegra, allegra per i benestanti, non vi dico per altri la situazione, che, come dire, convinta di un benessere, di un progresso inarrestabile, no? Dalla mentalità positivista, ma anche, insomma, questi simbolisti, questi artisti, questi strani che mettevano i testi, vi ricordate, no? Quelle immagini che hanno un po' dato fastidio a qualcuno, dicevano che non era tutto così, che non era tutto bene. Profeti, simbolismo dei poeti dell'Ottocento, essere dei profeti, profetici. Ecco, matti li hanno chiamati, malati di nervi, esattamente come vi ho detto. Allora, capite che a seconda del contesto, un brutto, stridente, assume tutto un altro significato. Oggi si usa per scandalizzare, ma neanche che si scandalizza più, per essere trasgressivi. Oggi la normalità è trasgressiva. Io mi ricordo gli ultimi anni, quando c'erano le foto di classe, i ragazzi che non sapevano più come vestirsi, guardate, se proprio volete essere originali, andate vestiti normalmente. Ma ciao! Poi è diventato di moda anche andare vestiti normalmente. Siamo sempre in questo tema perché io vorrei farvi vedere due immagini senza dirvi di chi sono, cosa sono, eccetera, no? Questa è quella successiva che non, però a questo punto non riesco ad andare avanti. Eccola qui. Faccio così. Immaginate di vederla appesa a un muro di una scuola, comunque di una mostra. Come reagisce una persona che, come dire, non ha mai seguito arte o cose di questo genere, che questa roba qui deve averla fatta un bambino delle elementari che ha una mano incerta, a questa sigla. Qua andiamo meglio. Beh, tecnicamente. Poi è così idilliaca. Messa a confronto, anche questa è sempre lo stesso autore, questa, sto mazzolino un po' decorativo, questa è proprio bruttina, non ci sapeva fare anche se voleva fare l'artista.
Questa è la sua firma. Adolf Hitler. No? Cioè, che brutto sia cattivo e bello sia buono, sì, la famosa idea greca, no? Kalos kairatos. Però qui, attenzione, si dice che attenzione nel giudicare. E l'immagine successiva, vedete? Oh, scusate. Questa è la mostra sull'arte degenerata. Durante il nazismo, Hitler fa requisire gran parte delle opere delle avanguardie che abbiamo studiato. Questo che vedete è quella a colori, l'ho messa proprio quella di prima, l'ho messa qui di fianco allo sfondo, proprio perché qua adesso non c'è più il. No, no, ma volevo il puntatore. Molte di queste arte degenerata perché si facevano queste mostre venivano derise. C'era il pubblico, code di pubblico e farò vedere le immagini. Eccole qui, con i gerarchi, lo rivedete sullo sfondo, assieme agli espressionisti, eccetera. No, questa è l'arte degenerata. Queste sono le code per deridere l'arte. E magari qualcuno vedendo quell'immagine che è di Nolde, un artista che mi piace moltissimo, peraltro, Cristo il Peccatore si intitola. E poi Hitler che andava a vederla ed è finito poi molte con un rogo pubblico. Cioè si bruciano perché queste arti degenerate si deride, ripeto, si deride e poi si brucia. Per curiosità, questo è l'artista preferito di Hitler. A caso queste signorine sono tutte bionde, allegoria dell'aria, dell'acqua, del fuoco, eccetera, sono tutte bionde, sono belline. Questo è un artista classicista, potremmo dire, realista, molto freddo nei colori, molto scontato. Capite che abisso. Hitler aveva la fissazione dell'arte, attenzione, sapete che ha fatto requisire parecchie opere, voleva creare un museo gigantesco, le opere mondiali, eccetera. Allora, questa introduzione era proprio per almeno aprirvi alla categoria di possibilità che non è detto che brutto sia brutto, cioè che ci sono delle situazioni in cui il brutto è adeguato per gridare, per esempio, no? Io mi ricordo una lezione, l'ho letta, bellissima, dell'allora cardinale Ratzinger sul bello e il brutto, lui prese. Faceva un esempio di bellezza l'orrore della crocifissione. Diceva, se voi immaginate che cos'è un uomo flagellato, crocifisso, deve essere orribile persino a vedersi. Eppure è un esempio di amore. Ma altri esempi sono questi. Se voi immaginate un tempio, non una chiesa, come simbolo di questa religione c'è una forca con un uomo impiccato, una sedia elettrica, ci fa orrore, no? Noi siamo abituati alla crocifissione, anche perché poi i crocifissi che si usano sono idealizzati. Ripeto, bisogna capire il contesto in cui si è. Queste sono alcune date del periodo che adesso andiamo ad affrontare. Quello che ho fatto prima è la precisazione sul passato, perché mi sembrava giusto farlo. 17, la rivoluzione d'ottobre. In Russia che diventerà Unione Sovietica, la prima guerra mondiale termina il 18, 18 milioni di morti, 20 milioni tra feriti e mutilati. Spaventoso, mai visto una cosa del genere. La spagnola, che aveva ucciso, se vi ricordate, anche alcuni artisti, nel 22 Mussolini, 24 Stalin, 29 crollo della borsa, nel 33 Hitler viene nominato cancelliere e nel 39 con l'invasione della Polonia inizia la seconda guerra mondiale. Ok? Ma noi immaginiamo l'indomani, la fine della guerra. Allora, vi ho detto che ci sono le immagini un po' strane, ma il primo step è quello del immedesimarsi, come ci si poteva sentire in quel periodo e come si pensa l'arte di quel periodo. Questa
È un'immagine tratta da un telegiornale che mi ha colpito moltissimo. La prima notte di bombardamento in Ucraina. La prima notte di bombardamento a Kiev, il mattino dopo l'orchestra filarmonica di Kiev va in piazza, suona l'Inno alla Gioia. Guarda che impressionante. Questa è l'immagine dopo la prima notte di bombardamenti. Queste sono immagini che molti di noi hanno visto durante il Covid, il lockdown, no? In realtà avrei voluto mettere, devo averla persa, quella violinista famosa che suona sul tetto dell'ospedale. Cioè, quando si vede distruzione, morte, catastrofe, non si ha voglia di altre cose, altre distruzioni. C'è il desiderio dell'armonia, del bello, della speranza. E chi esce dal disastro della guerra mondiale non ha più voglia di, no, ma i giovani artisti, non solo il pubblico, di sperimentazioni, di qualche, tra l'altro il valore artistico, per carità. E quindi le avanguardie si sciolgono, intanto perché la guerra impedisce il collegamento tra artisti, no? Erano gruppi. Ma poi soprattutto c'è questo desiderio, ma che è un desiderio anche di positività, attenzione, è un desiderio di positività. Questo è faccio degli esempi. Questo è un quadro futurista, no? Se vi ricordate un po', ricorda un po' il cubismo con la realtà fatta a pezzi, il movimento, la guerra. Questo è un'altra opera futurista di Severini. Guardate Severini. Come cambia improvvisamente. Un ritorno alla realtà e un ritorno all'ordine. Si dice proprio così, questo periodo, il ritorno all'ordine, dovrei dirlo in francese, non ci penso minimamente, perché la mia pronuncia sarebbe comica. Tra l'altro è un'opera che mi piace moltissimo, è una maternità, non è ritratto, è ritratto, parte da un ritratto, ma è una maternità. Che chi è online potrà apprezzare meglio i colori. I toni sono abbastanza spenti nella realtà, no? Li vede. Ricordate i ritratti di Picasso, no? Il cubismo analitico, la realtà fatta a pezzi, poi ricomposta, e questa è invece l'opera di Picasso di questo periodo, del ritorno all'ordine, il ritratto di Olga, che era quel periodo. Sua, non mi ricordo se era amante o già sposata, non mi ricordo più, però bellissimo. Guardate che Picasso è interessante sia prima che dopo, però no, ho detto che non avrei spiegato queste cose. Vi ricordate l'astrattismo? L'astrattismo non è realtà. O il Dada. Questa è la pezzi trovati nei giardini pubblici e messi più o meno a caso su un pezzo di legno, perché arte è tutto, arte è nulla, la realtà è caso e quindi è un'arte che ci mette il caso in mostra. Ricordate bene. Anche su questo, però, io volevo fare una precisazione, così. Una precisazione, perché un'obiezione che mi è stata fatta era sì, poi quella roba là che è stata trovata per strada, no? Mi ricordo una persona. E io ho risposto a questa persona, ho detto, ma il problema non è che è stata trovata per strada. Io l'ho trovata un'ottima idea, usare dell'arte trovata per strada. Il problema è che poi viene ricomposta casualmente. Oh, non è possibile, sì, la roba trovata per strada. E allora io rispondo con un'immagine di arte più contemporanea, per farvi vedere alcune cose. Scusate, c'è un riferimento tra una sessione, chiamiamola, e l'altra, che però aiuta. Allora, questa è una artista inglese. È sulla riva del mare, non è una gran spiaggia. E raccoglie i resti che trova sulla spiaggia.
queste sono delle radici, pezzi di legno, alle volte sono eccetera. Ciò che trova, no? E poi li ricompone. Fa esattamente ciò che faccio io da lei. Fa delle cose straordinarie, però. Cioè, da ciò che mi accade, ciò che è apparentemente casuale, io creo la bellezza, creo l'ordine. Quindi vedete, non è il metodo, non è il materiale. Tra l'altro, aggiungo anche quest'altro aspetto, che nella storia dell'arte, l'oceano, il mare, ha un significato profondissimo. L'orizzonte è l'infinito. No? Cosa arriva dall'orizzonte? Pensate a Friedrich, che ci sono delle opere di Friedrich che sono meravigliose, con le navi, i velieri che arrivano verso la costa, che sono proprio il destino che si fa incontro all'uomo, sono veramente straordinari. Quindi, cosa mi arriva dal mistero? Usiamo questa parola, perché non so da dove arriva. Che sembra un relitto, quello che sembra spazzatura, io lo prendo e creo per Dante. E mi ispiro, cioè lo guardo con l'occhio, con la bellezza nell'occhio, la bellezza nell'occhio. E fa la stessa cosa anche nel bosco, questo è un orso. Dunque, questo mi sembra che sia nel museo naturale, perché nella foresta della Valsugana non sono sicuro, no? Fatto con ciò che trova per terra. Ha creato anche dei lupi, fanno un'impressione, uno cammina nel bosco e a un certo punto si trova questi lupi feroci fatti con foglie straordinari, no? In quella zona. Arte contemporanea, la faremo se avete ancora pazienza, una volta, la prossima sessione ancora, però è importante capire che non bisogna fossilizzarsi su certi aspetti che sono inusuali. L'arte del Novecento è un'arte ricchissima, usa di tutto, usa veramente di tutto. Ok? Allora, ho parlato del ritorno all'ordine e alla realtà. Realtà e ordine. Già i primi segnali si erano avuti con l'arte metafisica, no? Scusa, abbiamo visto l'arte metafisica, questo è De Chirico e Modigliani. Addirittura quasi classico. Quindi c'erano già stati dei segnali. Poi gli italiani sono sempre stati abbastanza classicisti, no? Una velocissima panoramica di questo dell'arte anche in altri contesti, come per esempio l'America Latina, questo Rivera, che sono i murales, Siqueiros, eccetera, sono i murales del realismo messicano. Questo è, se non sbaglio, l'università, Città del Messico, e si caricano molti significati politici molto forti, no? Legati alla tradizione, da una parte alla, come dire, alla storia messicana, alla rivoluzione, eccetera, eccetera. Insomma, sono anche un po' pesantini, però danno un'idea di come sta andando l'arte. Passiamo al Nord America, il realismo, per esempio, di Hopper poi dedicherò un momento specifico perché è straordinario, è molto interessante e volevo svolgerlo come si deve. Dall'inquietudine all'attesa. Allora, passo indietro e abbiamo visto come De Chirico riesce a incarnare quel sentimento di qualcosa che sta per succedere, di enigma, non più, mistero è già più una persona, è una parola più nobile, enigma, cioè la realtà non si capisce, c'è qualche cosa ma non la capisco, no? Avevo messo questa immagine proprio perché c'è questa ragazzina che sembra fare questo gioco, è felice di ciò che sta facendo, e dietro l'angolo che cosa c'è? Non sappiamo. Anzi, c'è un'ombra che sembra, potrebbe essere un mostro, è un bene, un male, ciò che succederà. Guardate che la percezione è ancora di molta gente di oggi. Se non c'è una positività, se non si riconosce una positività alla realtà,
Infatti, guardate il nero che cola giù proprio da questi portici, no? Mi ha sempre impressionato. C'è una barriera nera, non si vede. Si vede là, si vede la freccetta e non la vedo più. Eccola qui. Vedete che sono illuminati gli intradossi. Assurdo questo, no? I portici no. E io ho ripetuto la frase che c'è lì. La leggo. Anzi, qui è completa. Come grande il pensiero che veramente nulla a noi è dovuto, qualcuno ci ha mai promesso qualcosa e allora perché attendiamo? Ma io ho scritto anche che era un testo dell'esame di maturità, il tema del 2013, molto bello. Il sentimento dell'attesa è uno dei sentimenti che dominano, soprattutto in Italia, nel primo dopoguerra. Inquietudine, ho detto prima, e attesa sono due cose diverse. Perché l'inquietudine, incertezza, anche ansia, attesa è attesa di qualcosa di positivo, non è l'ansia. È una panoramica veloce. Alcune opere poi le vedremo, di quadri che si intitolano L'attesa. Carrà a sinistra, L'attesa, questo bellissimo di Casorati, L'attesa. Chagall, Attesa sotto il bouquet, eccolo qui. L'attesa anche di Arturo Martini. Abbiamo messo quasi tutti i prossimi, che vedremo che sono artisti straordinari. Tra l'altro, di tutti questi è interessante perché Chagall, L'attesa è di qualcosa di ben preciso. Vedete, questo è lui, l'albero che non è che guarda da una porta, guarda una porta, aspetta qualcuno, sa che aspettare, no? Mentre invece, in generale, un'attesa indeterminata di qualche cosa come palese, no? Qualcuno ci ha promesso qualcosa, no? Però. E Hopper. Questa è il manifesto, la locandina, no? Che ha ammesso che è proprio voluta. Un'attesa, questo sembra un fannullone, no? Che dice, ma come stai lavorando? E attendi, sì. Questo poi lo esamineremo. Sempre Hopper e, un po' più in là, è il tempo, Lucio Fontana, concetto spaziale, le attese. Le attese di che? Che è un taglio nella. È un'opera straordinaria, eh? So che non ci credete, magari così, però. Allora, questa è l'introduzione, a livello introduttivo. Adesso possiamo dire così, possiamo immaginare un flash sulla situazione in Francia. È facile, perché in Francia, con Chagall, la Scuola di Parigi che abbiamo visto nella sessione precedente, c'è un clima di libertà e l'arte è più positiva. Sostanzialmente positiva, non ha bisogno di come dire, di essere critico, grandi rivoluzioni. Diversa la situazione della Germania, dell'Italia e dell'America. Oh, stasera cominciamo con la Germania, che è la situazione più critica. Esce sconfitta, e la Germania esce sconfitta, ma esce con una crisi interna spaventosa. Scioperi, rivolte, veramente un casino. La Repubblica di Weimar, non so se avete messo di parlare, questo, come dire, questa repubblica molto provvisoria che addirittura creata a Weimar in modo che non fosse Berlino, perché Berlino era una polveriera. Ma inizia poi quello che si comincia a intravedersi quello che sarà poi quel clima pesante, repressivo del nazismo. Comincia la repressione ed ecco che in Germania abbiamo da una parte l'arte di regime. Farò vedere alcune immagini. Stasera sono quelle un po' più pesantine. La prossima volta gli italiani, che sono una meraviglia, gli americani. Nuova oggettività secondo espressionismo tedesco. Sono due modi di chiamarsi, di autochiamarsi. No, nuova oggettività è il modo in cui si chiamano questi tedeschi. È un'arte di protesta. È un'arte politica di protesta, di contestazione di una nazione revanscista, no? Cioè,
usciamo sconfitti, ma dobbiamo fargliela pagare perché crisi economica, sì, ma sapete, i danni di guerra erano spaventosi. La Germania non riusciva neanche, se non avesse aiutato l'America, la Germania non sarebbe riuscita a pagare tutti i danni che erano previsti. Insomma, si sente nella popolazione, si capisce, non si giustifica, ma si capisce a un certo punto perché vira poi verso il nazionalismo, che da una parte c'era il nazionalismo, dall'altra un tentativo di rivoluzione. Per portare la rivoluzione d'ottobre in Germania. Non era uno scherzo, quando dico una polveriera, è davvero una polveriera la Germania. Allora, questo è Otto Dix. Otto Dix ha visto gli orrori della Prima Guerra Mondiale. Quindi torniamo e si rende conto anche che questi soldati che sono tornati, chi è tornato? Mutilati, poveri, spesso anche con problemi psichici, sono lasciati allo sbando, ignorati. Venditore di fiammiferi, questo vedete, è cieco, senza mani, senza gambe, eccetera, è lì che urla la scritta, dice fiammiferi svedesi originali, vende fiammiferi con la storia della piccola fiammiferaia, no? Oggi agli incroci ci vende i fazzolettini, allora c'erano i fiammiferi. E l'unica figura intera è lui e il cane, il cagnolino, che orina addosso. Neanche una persona, come fosse un albero, no? Vede quel pezzo di legno lì. Le gambe dei vicini borghesi, si vede proprio dal vestito, è solo un pezzo, non hanno un'identità, non sono persone, che divergono, è una prospettiva sbagliata volutamente. Perché deve dare l'idea di che cosa? Del fatto che questi sono lasciati, sono ignorati. Non vogliono neanche vedere. La vista di questi poveretti ricorderebbe la loro posizione agiata e rovinerebbe il quieto vivere dei borghesi, come diceva. Di nuovo, ripeto, la realtà, nuova oggettività. Perché si torna all'oggetto. In realtà non è una pittura oggettiva, come vedete, quasi caricaturale, no? Perché deve influire sul sentimento. Poi la prospettiva è sballata, certo, è una prospettiva ribaltata addirittura, no? Perché non è la realtà, vedremo la realtà reale. Al tempo stesso è una un'arte di denuncia. Questo, sono un po' più avanti, questo è il famoso trittico della guerra, che è una cosa impressionante. Tra l'altro, inizialmente non l'avevo messo, ma sembra l'immagine di oggi. Ma lui c'era stato lì, c'era stato. E sono immagini di cose che lui ha visto. Ecco, questo trittico della guerra. Di nuovo espressionista, è strano, loro, questo gruppo di nuova oggettività, polemizzava contro l'espressionismo. Vi ricordate gli espressionisti, l'urlo di Munch, se volete, perché erano troppo disimpegnati rispetto alla politica, eccetera. Ma di fatto è un espressionismo, infatti viene anche detto secondo espressionismo tedesco, perché la realtà è forzata per farti provare un senso di rifiuto. Ma guardate il confronto tra queste due opere. Vedete, il trittico della guerra riprende un famoso trittico di Grunwald, che è un pittore del Rinascimento tedesco, no? Una crocifissione che è una crocifissione che è un senso terrificante, perché i tedeschi sono sempre stati espressionisti, anche durante il Rinascimento. Sottolineava proprio l'aspetto crudo della crocifissione, della flagellazione, eccetera. È interessante perché continua a succedere questo aspetto di un'arte che non è più religiosa, ma ha bisogno dei riti, della sacralizzazione, una sacralizzazione laica. Era iniziato nell'illuminismo, con il neoclassicismo, con la morte di Marat, con le fucilazioni di Goya, eccetera. Si riprendono proprio dei canoni, dei modi di rappresentare dell'arte sacra. Per i martiri o i nuovi santi dell'epoca. Sì,
Sempre 8DX, questo è un'opera bellissima, secondo me, piace moltissimo, che è proprio la presa in giro dell'intellettuale, questa è una giornalista scrittrice allora famosa, dell'intellettuale che si dà all'intellettuale, alla moda. Quindi guardate bene, intanto i colori. I colori, li descrivo. Il rosso dello sfondo, che è un rosso più rosato, stride terribilmente con il rosso della veste, che invece ha dell'arancione. Quindi non armonia, ma qualcosa di stridente. E guardate il pallore della donna, che è lo stesso del marmo del tavolino, accentuato dal rossetto, di nuovo un altro rosso. Il viso aguzzo, sì, ho andato a cercare l'immagine, ma non così. Vedete, è più, sì, come un caricaturista, accentua i caratteri, una mano è quasi un artiglio, perché è una donna aggressiva, e prende in giro, lui più che politica, dice, io prendo in giro proprio quelli che sono i lati negativi della società di allora. Tiene la sigaretta in questo atteggiamento molto disinvolto, ma studiato. I capelli alla maschietta, proprio la moda di allora, anche il vestito, no? Comincia a essere più corto e sopra le ginocchia, e ha un dettaglio che è fantastico. Vedete? Sì, la calza si è staccata qui sotto, eccola qui, è di una sciatteria che non è la sciatteria tanto della donna, è la sciatteria dell'intimo della donna, vuol dire tu sotto sotto. Guardate che, come dire, è una sottilissima ironia. Poi, come dal punto di vista compositivo, beh, un'operazione nota alla storia dell'arte, vedete, non mette nient'altro che il tavolino, serve proprio come riflesso al volto cadaverico, far vedere il cocktail, i fiammiferi, le sigarette, eccetera, e poi quell'angolo lì. Basta, non c'è nient'altro. È come fosse un fondo neutro, no? Nulla ci distrae da questa donna. Un po' di occhiaie, no? Perché un po' gli intellettuali un po' sono esistenzialmente sofferenti. Ecco, cavolo, direbbe lui. Però proprio col mondo femminile di allora, io adesso no, non mi soffermo molto, diciamo che ha qualche conto in sospeso, come potete notare, fu anche processato per oscenità. Ok? Prima osservazione, non ci sono opere positive. Non c'è un'opera positiva. Infatti mi dico, ma tu come puoi costruire una società positiva se il tuo compito è solo vedere il negativo? Faccio una battuta. Il mattino, sala professori di una scuola. Sentite tutte le lamentele di qui e di là, eccetera. Il mio collega l'aveva chiamata il lamentatoio. Non sto scherzando così. Forse anche negli altri mondi di lavoro. L'altro artista di questo gruppo, entrambi avevano iniziato come dadaisti, Dada. Quindi quel nichilismo del Dada continua. Groth, che nasce soprattutto come caricaturista. No? Queste sono alcune vignette politiche. Lui è proprio convinto che l'arte deve essere politica in quel momento, deve essere politica e brutta. Proprio lo teorizza perché dice: in una società brutta non ci deve essere spazio per il bello. Ok? Quindi questo è l'interrogatorio, arte di denuncia, ma il più famoso di tutti sono le colonne della società. Le colonne della società, attenzione, il nazismo non è ancora sul potere. Solo guardandovi, è tagliato un pezzo, continua a essere tagliato un pezzo delle mie immagini, sopra non si vede tanto, pazienza. Allora, intanto abolisce totalmente la prospettiva, le regole spaziali come si dice, dell'arte tradizionale, sono tutte accalcate queste figure, non sono ritratti. Sono figure emblematiche di una classe sociale, potremmo dire, e vanno
Anzi, il fatto che siano così schiacciate e compresse rende ancora più. Beh, in effetti, il titolo è Le colonne della società, sembra una colonna anche nel formato volutamente stretto e alto del quadro. Ripeto, c'è ancora un pezzettino sopra, ma non è fondamentale, lo descrivo. In basso c'è il ricco borghese imprenditore tedesco. Ha in mano un boccale di birra, una spada. E questo, si capisce poco, è un cavaliere con la lancia in testa, è una scena di guerra. Quindi il borg e qui c'è la svastica nazista. Okay. Sono tra l'altro tutti abbastanza paffuti con le gote rosse di chi beve parecchia birra. Qua abbiamo quindi l'imprenditore. L'imprenditore guerrafondaio. Guardate, l'industria bellica non è uno scherzo in Germania. Qui invece abbiamo il giornalista, non c'è più il mio, ecco, si vede. Il giornalista ha la stampa e un vaso da notte in testa, come dire, grande caratura intellettuale, no? Sarebbe da dire già allora, perché sono asserviti al potere. E qui. Questa è la bandiera della Germania nazionalista. Questo signore è tutto bello paffuto. Vedete che ha la testa qui, proprio questo è un escremento fumante. Che uno dice, questo è il politico? Che politico sarà? È un socialista. Cioè, come un socialista? Sì, c'era appena stata la scissione tra i comunisti e i socialisti. Tanto per dirvi, cioè, cos'è la Germania? E quindi lui considera i socialisti troppo moderati, questi hanno la cacca in testa e ce lo mette nel quadro. Poi dietro c'è questo, secondo alcuni un giudice, secondo altri un prete che predica, eccetera, eccetera, e la scena in fondo sono repressioni, soldati che reprimono le rivolte, incendi, cose di questo genere. Il messaggio è chiaro. La società tedesca è fatta di queste cose, di questi individui, e il risultato sarà poi la. Ma voi vedete la barra? Sì. Potrebbe essere. L'altra volta, dunque, l'altra volta ci eravamo riusciti. Facciamo ancora adesso. Facciamo perché perché se finisce. Allora, ok. Ripeto, ho concentrato gli aspetti un po' negativi, no? Negativi, insomma, Germania. Ecco, no, aggiungerei un'altra cosa, è un aspetto biografico, però mi ha impressionato questo Gross che avete visto, anche lui, positivo ovviamente niente, anzi di bello niente, bello va combattuto. Quando arriva al potere Hitler, scappa, io mi sarei scappato, mi sarei pensato, scappa in Unione Sovietica, no? Va in America, mica scemo. Poi quando dall'America, torna in Germania, torna a Berlino, ma a Berlino Ovest, non va a Berlino Est. Queste sono contraddizioni apparenti che si trovano parecchie volte. Ma la cosa più impressionante è come finisce. Uno dice, sei tornato, da una parte c'è il tuo ideale di società comunista, oppure quella libera, occidentale, fai cosa vuoi. Il risultato che cos'è stato? La depressione e l'alcolismo. Cioè questo sguardo negativo sulla realtà distrugge chi lo porta. Invece vedremo poi gli italiani mi piacciono da morire. Cioè, se c'è proprio una cosa che mi dispiace è che per tanto tempo non siamo stati valorizzati semplicemente perché gli artisti italiani non si adeguavano alle mode di allora, ma anche nella dell'architettura. Adesso vengono ripresi. Allora, questo che abbiamo visto, i prossimi sono gli artisti che oggi vengono apprezzati, ma
L'arte di allora era nelle, soprattutto arte di regime. Ho messo delle date, Mussolini in Italia, Hitler e Stalin. L'arte di regime stranamente ha delle caratteristiche, non stranamente, guarda caso, molto simili. Cioè ci sono delle opere in cui non si distingue, si capisce se sono opere dei nazisti o dei comunisti o dei fascisti. Vedremo anche perché, ma anche da un punto di vista architettonico. Uso alcune immagini che che ho scaricato, pensate, da una tesina di maturità di tantissimo tempo fa, una delle prime, portata da un ragazzo rumeno. Quindi lui aveva sentito, quindi arrivava da una situazione, la Romania si era liberata di Ceausescu non da molto, e probabilmente dalle famiglie, non tutto, altre cose ho dovuto cercare, ma lui ha fatto un lavoro bellissimo. Beh, innanzitutto il culto della personalità, no? Quello che vedete a sinistra è la statua di Mussolini a Villa Gualino. Gualino era un industriale che viene messo al confino, perquisita la villa, quella che si vede proprio in collina molto grande, viene messa la statua di Mussolini da una parte e dall'altra parte Lenin che arringa la folla, sempre folle osannanti. I quadri, questo è il realismo sovietico, devono essere i lavoratori contenti, felici e sani. Soprattutto le donne, vedremo gli uomini più guerrieri, eccetera, no? Queste sono contadine. C'era stata la mostra sul realismo dei paesi dell'est a Torino tanti anni fa. Livello penoso, ma guardate se non sembra dei manifesti, sembrano proprio dei manifesti di propaganda. Infatti, i manifesti di propaganda sono quasi identici. Questo è Stalin, di nuovo, sembra una scena di un culto. Le rose, i fiori portati alla Madonna, al santo epoca. Sì, poi ne ho messi due che sono spettacolari. Le studentesse nelle Unioni Sovietiche sono tutte contente e le scuole sono belle, sono eleganti, si studia volentieri. Nell'Occidente, vedete, le scuole sono chiuse, stanno decadendo. E la musica è la stessa cosa, a destra il violinista realizzato, mentre invece a New York il violinista è un pezzente che fa la fame. Quattro statue. Queste quattro statue hanno esattamente lo stesso stile. Naziste, sovietiche, comuniste, fasciste. Qual è l'elemento che le unifica? Volto truce, muscoli ipertrofici, tesi, una specie di michelangiolismo di cattivo gusto. Perché? Perché lo Stato è in lotta. È in lotta contro i nemici del proletariato, contro i nemici della razza, contro chi volete voi, ma è in lotta. E quindi vedere uno Stato forte è uno Stato soprattutto truce. Perché se c'è la guerra, la battaglia, non c'è pietà. Questa è nazista, questi due sono, poi vedremo, sono sovietici e questo è fascista, Stadio dei Marmi di Roma. Ok? Ma la cosa spettacolare è questa, cosa succede all'Esposizione Universale del 35-36, mi ricordo. 36, vero? Sì. Sapete cosa sono le esposizioni? L'esposizione universale nasce nell'Ottocento perché le nazioni mostrano il meglio della tecnologia, è una pubblicità del progresso di una nazione. Londra, Parigi sono rimaste famose. Qua siamo a Berlino. A Berlino, a caso, c'è a destra il padiglione della Germania, a sinistra quello dell'Unione Sovietica. Dal punto di vista stilistico sono molto simili. Vedrete, poi li vediamo singolarmente. Un'architettura qui, l'architettura moderna, soprattutto in Germania, ha già fatto passi da giganti, c'è stato il Bauhaus, io spero l'ultima lezione o le ultime due,
affrontare anche l'architettura, no? L'architettura moderna che è straordinaria e nasce tutto in questo periodo. Quindi molto, molto magniloquente, molto classicista, simmetrica con la statua in cima, no? Vedete come si assomigliano, cioè sembra quasi si è messi d'accordo. E questa è una vignetta dell'epoca, infatti, quando hanno visto una roba del genere, i giornalisti hanno messo addirittura le due statue che fanno la lotta, non era passato inosservato, eccolo qua. Questo è quello dell'Unione Sovietica. Sì, va bene. Sono talmente importanti, però, da un punto di vista propagandistico, queste statue, che appena ci sono delle rivolte, delle rivoluzioni, la prima cosa che si fa è si demolisce la statua. Questa è la statua di Lenin. Ha un altro aspetto della scultura, il gigantismo. Riuscite a vedere le figure, le persone? Lo Stato è sovrumano. Il cittadino deve sentirsi un puntino rispetto alla potenza dello Stato. Forse qui si vede meglio. Delle cose enormi. Questa è la foto di profilo, perché c'è tutta una scalinata con questi volti, sempre molto truci, combattivi. Non si sente in Germania. Scusami, hai ragione. No, no, questa è l'Unione Sovietica. Questa è l'Unione Sovietica, hai ragione. Questo è Kiev. Guardate questi puntini, no? Kiev allora era parte dell'Unione Sovietica. Sempre nell'architettura di regime. Vediamo un'analogia tra, per esempio, beh, stile, viene chiamato stile Littorio, no? Questo è Piacentini, l'architetto della seconda parte di Via Roma. Mi dite solo per favore l'ora, perché devo stare attenti. Allora, corro. Guardate, dunque, innanzitutto, questo è il Palazzo di Giustizia di Milano, ma ce ne sono tanti così. Finestre altissime, queste finestre prendono più piani, perché di nuovo la dimensione sovrumana, no? Deve essere marmo, profusione di marmo lucido, ma l'interno soprattutto lucido, molto freddo, simmetria, classicismo, ma anche l'ingresso, no? Questi ingressi immensi, monumentali. Questo è come si chiama l'arco del fascismo, sempre riprende, e questo invece è in Germania la cancelleria. Vedete di nuovo sempre la stessa caratteristica: simmetria, ordine, freddo, magniloquenza. La spianata di Norimberga. Cosa succede in Unione Sovietica? Questo che vedete era un progetto gigantesco che non è mai stato realizzato come dire, dell'inizio, quando il costruttivismo, l'arte contemporanea, le avanguardie sembrano avere libertà di espressione, quindi prima di Stalin. Questo è un enorme traliccio, alto mi sembra 400 metri, doveva avere il modello, tre volumi solidi, sfera, prisma e un altro, non mi ricordo più, con il Soviet all'interno, quindi delle cose immense. Non è stato fatto perché non c'erano i soldi e non c'era la capacità tecnica di farlo. Altre immagini sono queste del Palazzo del Soviet, vedete con l'immensa, enorme statua di Lenin in alto, anche se lì è censurata dalla striscia. Qua addirittura è un altro progetto, sempre però molto classicista, no? Sempre, guardate la proporzione con gli aerei immensi, anche queste non sono state costruite, però poi sono state realizzate. In scala un po' ridotta, hanno rinunciato alle statue gigantesche, il Palazzo del Soviet, l'università, eccetera. Quindi sempre simmetria, magniloquenza e dimensione sovrumana. Sì, volevo finire con anche i monumenti, ma veloce. Questo molto mettere. Questi monumenti retorici e terrificanti, questo è quello nazista, questo, sorpresa, non è sovietico, è Corea del Nord. Terribile. Però invece questo che è Carrà, cominciamo col realismo, lo vediamo poi la prossima volta, perché voglio stare nei tempi, un'oretta non di più. La prossima volta, bellissima, sarà Carrà.
Carrà, Morandi, Casolati e soprattutto Arturo Martini, che è uno dei preferiti. Rivaluteremo l'arte italiana. Quindi saluto, buonasera a tutti. Ho visto che c'è una chat. Nel padiglione della Spagna c'era Guernica, sì. Il padiglione della Spagna c'era Guernica. Era famosa la battuta di Picasso con il gerarca nazista, no? Guernica, sapete cos'è, no? E il gerarca nazista si avvicina, vede Picasso e dice: ma ha fatto lei questo orrore? No, no, avete fatto tutto voi. Va bene. Grazie. Buonasera.